Stasera ore 21 dallo studio centrale di TV6, un nuovo numero di replay. 27 giornate di campionato hanno certificato il fallimento tecnico di Gaetano Nauteri sulla panchina biancoazzurra dopo la ennesima prova deludente di ieri a Fermo. Sul banco degli imputati l'allenatore biancoazzurro anche per le dichiarazioni di fine partita. Dunque la crisi del Pescara non si attenua. Stasera c'è un posticipo, ma nella giornata di oggi, prima di iniziare una puntata che si prevede come al solito molto calda, diamo la linea ad Andrea Costantini perché ci sono molte novità che riguardano alcuni allenatori ex biancoazzurri. Buonasera Andrea. Buonasera Enrico, sì, una giornata particolare, intanto con il ritorno in panchina di Massimo Oddo che nel pomeriggio si è dimesso da allenatore del Pescara, aveva il contratto fino al prossimo giugno perché è il nuovo allenatore del Padova. Manca soltanto la comunicazione ufficiale, ma l'accordo già c'è, firma un contratto fino a questo mese di giugno, dunque di 4 mesi, fatale per l'ex tecnico Pavanelli il pareggio in casa del Trento e dunque fino a giugno Oddo sarà l'allenatore del Padova. Però d'altro canto il vice storico di Massimo Oddo, Marcello Donatelli, oggi ha vissuto una giornata di lutto perché ha perso la madre. A tal proposito le nostre condoglianze chiaramente. I funerali si terranno mercoledì, dopodomani alle ore 11 nella chiesa di Via dalla Chiesa a Pescara. Floriana Romano, ex moglie dell'allenatore Peppe Donatelli. Queste le notizie principali della giornata. Chiaramente si sta giocando, è iniziato da poco il posticipo del girone B di Serie C, 0-0 il parziale a Chiavari tra Virtus Entella e Siena. Ti dico anche che è finito uno dei due posticipi di Serie A, 1-1 tra Cagliari e Napoli, è iniziato poco fa Bologna-Spezia 0-0. A te. Intanto ci uniamo al dolore che ha colpito la famiglia Donatelli, a Peppe, al figlio Marcello. Poi dalla redazione mi segnalano, quindi la giro subito a Andrea, che c'è una notizia che riguarda anche un altro allenatore di Pescara, del notaresco Massimo Epifani. Sì, è una notizia fresca che è arrivata poco fa dalla nostra redazione. Massimo Epifani si è dimesso da allenatore del Notaresco dopo gli ultimi scadenti risultati, in particolare ieri la sconfitta con il Vasto Girardi. Ora la società sta vagliando la scelta di Epifani e nelle prossime ore si saprà se il presidente Di Giovanni accetterà o meno le dimissioni di Epifani che sono state comunicate in sostanza un'ora e mezza fa. A te. Grazie Andrea. Allora rivediamo quanto è accaduto nella giornata di ieri, l'ennesima delusione per i tifosi biancoazzurri. Ieri ce n'erano tanti allo stadio Recchioni, quasi 500, ma questo apporto non è servito alla squadra. Sul banco degli imputati l'allenatore biancoazzurro, tra poco risentiremo qualche momento di fine partita proprio con l'allenatore, c'è questo episodio del gol annullato a Ferrari al 97esimo, quindi avremo vari momenti. Presento subito gli ospiti di questo numero. Al mio fianco ritrovo con piacere l'assessore Luigi Albore Mascia. Buonasera Luigi, grazie per aver accettato il nostro invito. Saluto Riccardo Clinco, buonasera Riccardo. Buonasera a te. Un saluto al collega Luca Pennese, buonasera Luca. Buonasera. Un bentornato anche a Francesco Di Francesco, buonasera Francesco. Ciao, e un ben rivisto a Totò De Leonardis, buonasera Totò. Buonasera. Prima della trasmissione ho chiesto chi se la sente questa sera di difendere Nauteri perché è sul banco degli imputati, una domanda che rifaccio in diretta perché tutti stanno rivolgendo critiche all'allenatore biancoazzurro, però valuteremo se le responsabilità sono tutte sue. Ecco, allora parto qui dall'uomo più vicino alla mia postazione, tra poco rivedremo le immagini, sentiremo Nauteri. Luigi, la prima cosa che ti viene in mente dopo questo pareggio di Fermo, dopo le dichiarazioni di Nauteri, poi entreremo nel dettaglio. Tanta confusione, ormai siamo abbondantemente nel girone di ritorno e Pescara, nonostante il mercato di gennaio, nonostante la rosa sfoltita, nonostante delle scelte fatte evidentemente avallate dall'allenatore, ancora oggi vive soprattutto una confusione tecnico-tattica che non lascia ben sperare, che fa apparire tutti i limiti di una squadra che
ha sicuramente un organico competitivo per la categoria, ma che evidentemente non è ancora riuscita a trovare una dimensione precisa. Quello che colpisce è che non c'è mai un salto di qualità di questa squadra, non c'è mai una continuità di risultati che possa finalmente attestarci in una posizione di classifica più consona alle nostre aspettative e anche quelle della squadra stessa, e certamente quando le cose vanno così il primo imputato è sicuramente l'allenatore. Bene, è una regola. Facciamo delle analisi flash all'inizio e poi argomentiamo un po' tutto. Riccardo, cosa ti senti di dire all'inizio? All'inizio è un bel problema questo, un bel problema quest'anno, perché cambiato schema, cambiato uomini, continua a cambiare, ma il leitmotiv di questa stagione è che questa squadra in porta non tira. Anche tu hai cambiato parere, perché lo hai spesso difeso l'allenatore. Non scherzare. No. Durante l'anno in alcune circostanze lo hai difeso. Durante l'anno gli si era data fiducia, perché comunque meritava fiducia, perché si pensava che durante l'anno un allenatore prendesse le misure con la squadra. E qua l'unico che veramente ha sempre stato molto coerente, devo dire che è stato Totò, che ha sempre avuto una... Noi chiaramente, io sono di quelli non che l'ha difeso, ma che sperava che, essendo un allenatore tanto decantato con il fatto che arrivava di categoria, beh, aveva fatto tanti anni, certo, difeso, ma tuttora non è che lo attacco completamente, nel senso che c'è qualche margine di difesa di quest'uomo, perché comunque in campo vanno sempre i giocatori. Beh. Luca, di che idea sei tu? Che neanche il migliore degli avvocati potrebbe decidere di difendere Auteri, è indifendibile a 360, cioè proprio è impossibile difendere Auteri. Il peggiore male di questo Pescara attualmente è Auteri. Francesco, prima che lo dici tu, lo ricordo io che ho detto che era un allenatore esperto, ma non dicevo nulla di particolare ed eccezionale, perché parla la carriera. Fino a un certo punto ho creduto che potesse permettere a Pescara di disputare un buon campionato, anche perché i giocatori li aveva scelti lui, o comunque aveva detto che andavano bene. Quest'estate ha chiesto per 2 mesi di seguito De Risio. Io pensavo che De Risio fosse la controfigura di Gattuso, di un altro leader di centrocampo con certe qualità. Dice, vabbè, poi a gennaio finalmente arriva De Risio, e poi abbiamo visto chi è De Risio, il De Risio che abbiamo visto noi, senza cancellare quello che magari ha fatto nel passato. Dopo approfondiremo tutti i discorsi. Adesso ti dico semplicemente che velocemente due sono le cose: o è ringoglionito calcisticamente o lo fa apposta a fare quelle dichiarazioni. Mi riservo di proseguire dopo. Totò, diciamo, ha tenuto sempre la stessa linea, perché questo allenatore non ti è mai piaciuto, non hai mai creduto ad una svolta tattica, lo hai espresso in tante circostanze. Della partita di ieri, ti ha dato più fastidio quello che hai visto nei 90 minuti o nel post partita? Difatti, quello che stavo per dire è questo, che con Auteri sembra di stare su Scherzi a Parte. Cioè tu vedi una partita e poi lui te ne racconta un'altra. Cioè, questo purtroppo è stato il motivo. Può essere una sua strategia quella di continuare a difendere la squadra, perché è impossibile che non abbia valutato tutte le lacune? Ma non credo proprio, anche perché lui la squadra la cambia continuamente, quindi quale squadra difende? Voglio dire, anche quello che ha fatto negli ultimi tempi, basta pensare a questa storia di come si chiama? Cernigoi. Stai pensando a Carrettucci, no? Cernigoi. Carrettucci è del Pescara. Stessa altezza, però. No, voglio dire, le scelte che ha fatto durante tutto l'anno non mi sembra che tendevano a difendere la squadra, perché lui la squadra l'ha cambiata continuamente, in maniera che poi sul campo sembrava Cervellotti. La partita di ieri è emblematica, cioè praticamente il Pescara ha fatto il primo tiro in porta della partita dopo un'ora di gioco, tra l'altro sul rigore e con la fermana in 10. Cioè basterebbe già questo per capire che è successo anche a Reggio Emilia. Esattamente, questo. Io credo che le partite che lui abbia azzeccato ce ne siano 2 o 3, tra queste ci mette la partita d'andata con la Reggiana, che è stata una bellissima partita, quella persa con la Reggiana. Però il problema suo è stata questa gestione della squadra che non ha dato mai
non è stato mai lucido, non ha dato continuità. Ancora adesso ci chiediamo qual è il Pescara che dobbiamo vedere, quindi il caso di De Rizzo che entra e esce, il caso di Ferrari che esce e entra. Allora andiamo a sentire qualche pillola delle dichiarazioni di ieri. Un po' tutti gli organi di informazione hanno messo in evidenza queste parole di Auteri che non rappresentano la realtà dei fatti. Al microfono di Paolo Renzetti. Ma io non sono dispiaciuto di quello che la squadra ha fatto, abbiamo creato tanto, è certo che ci è mancato l'acuto finale, non siamo stati... Però poche conclusioni nello specchio della porta. Poche conclusioni, molte rimpallate, ci abbiamo provato da 20 metri, ci abbiamo provato con gli aggiramenti, ci abbiamo provato con le percussioni centrali, ci abbiamo provato in tanti modi, poche conclusioni, tante sono state rimpallate al muro difensivo ai 16 metri, non è che tiravamo dai 50 metri, tiravamo sempre in porta dai 18, 16, 16, 20 metri, ci abbiamo provato in tutti i modi, è chiaro che se prendi il gol... Questo aumenta, poi io, loro sono rimasti in 10, ma differenze non ne ho viste fra quando erano in 10 e quando erano in parità numerica, hanno soltanto tolto gioco forza un giocatore dietro, ma non si sono mai spostati da lì. Però un tempo, Auteri, un tempo in superiorità numerica, bisognava probabilmente fare qualcosa in più. Capito, ma qualcosa in più abbiamo fatto, se la palla non è entrata, se abbiamo preso una traversa, se ci è mancato, ma la squadra ha giocato, è sempre stata... un campo lucido, ordinato, ci ha provato in tutti i modi e poi l'avevamo fatto il gol. Guardate che la Serie C in alcuni momenti del campionato è questa, però magari Modena e Reggiana all'ottantesimo usufruiscono di calci di rigore così molto dubbi e noi invece ci viene sottratto. Io non è che voglio fare la vittima, per carità, però non voglio neanche parlare degli altri, sto facendo soltanto degli esempi, ma il gol di stasera era regolare, quindi la partita l'avevamo vinta. Però tre partite, due punti, le ultime tre partite, due punti, Pescara che rallenta, sembra un po' di rivedere, Auteri, la squadra dell'andata, un po' balbettante. Ma non credo, ma voi guardate solo i risultati, ma se guardate la partita che ha fatto la squadra contro un avversario difficile, rognoso, che ha rinunciato a giocare, che ha perso tempo, che ha spezzettato il gioco, secondo tempo non si gioca, si gioca veramente, il tempo è dimezzato perché chi dovrebbe far rispettare le regole purtroppo non riesce a farle rispettare, quindi non guardate soltanto i risultati, è chiaro che io sono il primo essere deluso dal risultato, ma non ho nulla da dire alla squadra, sono un pizzico di lucidità. Che voto darebbe il Pescara di oggi? E anche un pizzico di buona sorte, ma non so, i voti si danno a scuola. Allora, quale pensiero, dimmi Francesco. No, ha ragione, siamo noi che non capiamo, perché quando lui dice ci abbiamo provato in tutti i modi, è vero, dicevano quando ha detto i 18 metri, sulle fasce, i tentativi, ho capito, è che tu arrivi a 18 metri e il tiro o un tentativo è rimpallato, questo ti conferma, visto, lo sto prendendo, voglio accettare, come posso dire, non per i fondelli, ma comunque è lui che vuole prendere gli altri, perché dalla sua ottica... È ovvio che lui dice ci abbiamo provato. Provato come? È una sola palla gol. Il palo, allora vi chiedo, e poi è il rigore. È un modo di difendere la squadra oppure pensate veramente che lui creda in questo atteggiamento positivo? Sicuramente un suo stile, perché dall'inizio del campionato, almeno non so se a Bari o altrove dove lui è stato, magari sarebbe interessante sentire qualcuno se questo è il suo modo proprio di commentare le partite, però è stato un trend costante sin dall'inizio, quando il Pescara ha preso delle imbarcate e ha preso delle topiche calcistiche di non poco conto, comunque la disamina a fine partita dell'allenatore era di questa natura, quindi nulla di nuovo rispetto alla partita di ieri. È sorprendente, ha un suo stile, forse. Ma come fa a non vedere, dovrebbe non rivedere sono, la partita il giorno ci sono dopo. Occasioni da gol, come fa un allenatore che è esperto, non è che allena. Vuol dire che anni. Fa parte del suo carattere. Lui evidentemente com'è, così dice, vuole. Scusa, sì. Comincia per la C, Cianaina, U, C, U, è presuntuoso. Ma io credo che sia anche un modo per cercare di tranquillizzare non soltanto i giocatori, forse tenta anche di tranquillizzare la piazza, fuori da ogni Pescara è una città molto attenta al calcio. Io credo che ci sia una strategia, perché altrimenti dovremmo arrivare a ben altre conclusioni che sarebbero
di natura offensiva e credo che nessuno di noi voglia offendere Aute. Sì, però basta dire quello che vediamo, dai, però, esatto, e sentiamo. Certo, no? No, non bisogna essere offensivi. Io credo che basta vedere e sentire. Non c'è altro modo, voglio dire. Siamo a due terzi del campionato. Come può essere, ma come può essere un allenatore dopo lo scempio di Reggio, la pareggio in casa con l'Entella, diciamo una buona partita. Per buoni tratti, buona partita, infatti lo stavo per dire. Lo scempio di ieri con la Fermana, attenzione, no, scusa, la Fermana, io posso capire a Reggio. Francesco, quindi, questo non è un discorso limitato a due o tre partite. Capisci, dopo prove del genere, sì, come fai a continuare a dire quello? Ma te lo contesto, perché lui alla vigilia di questa partita ha ripetuto che a Reggio Emilia ha avuto il 62% di possesso palla. Ma qua si tratta di prendere in giro la gente. Beh, io ho detto che il Pescara sia la squadra con maggior possesso palla. I numeri lo dicono questo, effettivamente. Secondo me la domanda da farsi è perché resta allenatore del Pescara. Poi adesso dopo, ci arriviamo. Questo, prima commentiamo, no, cioè, se stiamo a parlare il motivo per cui un allenatore così esperto a fine gara non chiede scusa, non legge la partita in maniera diversa. Ma che ci vuole tanto a dire abbiamo giocato male? Riccardo e Luca. La cosa particolare è che lui ha dichiarato, appunto, che è 50 anni che fa calcio, ma noi non è che siamo ragazzini, cioè abbiamo tutti qui quasi 50 anni di esperienza calcistica. E lui dice, racconta una partita che ha visto solo lui, perché tutte le altre persone, non c'è una persona che dice quello che dice lui. Cioè, quando lui dichiara che ha fatto 50 entrate in area, non è vero. Quando lui dice che ha fatto i tiri in porta, non è vero. Che me ne frega che entri in area, il portiere non fa mai una parata, il portiere avversario. Non è vero, perdonami, ma non è vero. Ma tra l'altro, se fosse vero, non mi interessa. No, ma al di là se fosse vero o no, ma non è vero. Che il fatto che ha detto abbiamo giocato sulle fasce, non è vero, cioè tutte queste cose che dice non corrispondono alla realtà della storia della partita. Posso dire una cosa a volo? La cosa più clamorosa che ha fatto negli ultimi tempi è la storia della sfera di cristallo, cioè tutti quelli che hanno visto la partita hanno pensato Nzita, dopo il primo fallo, che Nzita andava a sostituire. Scusami, c'è Andrea Costantini che interviene per il parziale a Chiavari, l'Entella in vantaggio col di Schenetti, in vantaggio sul Siena, che poi aveva pareggiato con Guberti, ma il gol è stato annullato per fuorigioco, parziale 1-0. Cioè il vero problema, perdonami e termino, è che nelle ultime tre partite, al di là dell'ultima, tu, se conti veramente i tiri verso lo specchio della porta, sono tre in tre partite. Questo è il vero problema. Dalla distanza. Esatto. Beh, con l'Entella e il Pescara ha giocato una discreta partita. Sì, ma ha concluso. Perché dobbiamo dare anche atto, ed è questa la cosa problematica, che ci sono degli sprazzi, finalmente di vedere qualcosa e poi improvvisamente riscende Luigi, la notte. Luigi, ma dopo quella partita... La partita con l'Entella è stata una buona partita. No, scusami, dopo quella partita ha cambiato squadra o no? È quello che lascia... Ma prova di che stiamo a parlare, il problema è la gestione che fa, Tanto abbiamo un'ora e mezza, c'è tempo per tutto. Sul fatto anche di cambiare squadra, cioè noi avevamo delle certezze, che una era, avevamo trovato l'attaccante, che è Ferrari. Lui ha detto non ha 90 minuti, anche questa non è una cosa che, cioè, non era in condizione. Poi entra Ferrari e cerca di cambiare la partita, cioè Cernigoi da quando è arrivato praticamente assente in tutte le partite, tranne forse un quarto d'ora, ma veramente un quarto d'ora. Quindi gli dico, ma hai delle certezze, che tra l'altro è la tua spina dorsale di squadra, uno è Pompetti e uno è Ferrari, cioè Pompetti lo rischia anche sapendo che il ragazzo non sta neanche benissimo, perché Pompetti non sta benissimo, e lo rischia 90 minuti, e Ferrari che è la tua centroboa, no, lo metti dietro per Cernigoi che non tocca un pallone. Luca? È incommentabile ascoltare le dichiarazioni di Auteri. Io credo che abbia delle difficoltà oggettive nel guardare la partita, nel seguire la partita dalla panchina, che ci può stare, perché magari è una prospettiva diversa, no? Non riesce a leggerla. Però se dopo 30 anni che fai questo lavoro ci racconti questo, o come diceva Totò, ci prendi in giro, o hai qualche altra idea che non... cioè hai un fine che noi non riusciamo a poi cogliere. C'è un altro momento della gara, quando Auteri, in occasione del gol annullato a Ferrari, parla di un fischio dell'arbitro, Andrea,
prima dell'intervento di Ferrari. Non è così, perché adesso sentiremo l'audio di fondo quando il fischio arriva dopo il fallo di mani di Ferrari. Andrea, guidaci su questo episodio. Sì, possiamo vedere proprio le immagini relative all'ultima azione, all'annullamento del gol di Ferrari. Sentiamo. Il fischio dell'arbitro arriva non appena Ferrari tocca la palla, secondo l'arbitro con il braccio, e prima ancora che Ferrari vada al tiro. Ecco qui. Mentre Auteri parla di un fischio mentre la palla era in aria e mentre stava per arrivare a Ferrari. Perché lui dice era distratto dal fatto che stava annotando un provvedimento disciplinare prima che fosse calciata la punizione. L'arbitro ha fischiato prima. Ma quindi se aveva fischiato prima, quell'azione non valeva. E lui sostiene probabilmente l'arbitro non poteva tornare indietro di 50 metri e allora ha colto la palla al balzo per annullare. Però insomma, un po' cervellotica questa interpretazione. Credo che aveva un momento di difficoltà. Addirittura ho letto che aveva fischiato la fine della partita. Ma se era finita, allora quell'azione non valeva. Però adesso cerchiamo di tornare un attimo lucidi noi, almeno. Vuoi, Enrico, c'è anche un'altra clip. Perché siccome Auteri ha detto che l'arbitro stava prendendo dei provvedimenti e per quello che lui voleva far ribattere la punizione, noi se guardiamo quest'altra clip possiamo chiaramente dimostrare che l'arbitro stava seguendo normalmente l'azione e non era distratto da nulla. Guardiamo qui, l'arbitro non sta notando nulla, sta guardando l'azione un po' lontano, devo dire, rispetto al punto del fallo di Ferrari. Era un po' lontano, ma seguiva l'azione. Andrea, mi viene da dire, perché sembra di stare a mai dire gol, scherzi a parte, perché qui sono cose che ha detto Auteri. Però scusate, quello che ho detto io, lui ci racconta un'altra partita sempre, quindi insomma anche questo conferma. Cioè, vuol dire che non ha rispetto della piazza, dei giornalisti? Non lo so perché lo faccia Enrico, però chiaramente sta diventando grave anche a livello comportamentale, a livello psicologico, poi non è nemmeno un bel segnale per la squadra. Non è tanto nei confronti del giornalista che gli fa le domande, Paolo nella circostanza, ma di chi lo ascolta da casa, dei tifosi, dei suoi tifosi, di chi si trova davanti ad uno spettacolo indegno e si vede di quella che è la realtà, di quella che ossia ieri con la Fermana, ripeto, le ultime, fermiamoci alle ultime, e 15 giorni fa con la Reggiana. Come fai a dire? Ossia, ci abbiamo provato le occasioni create, voi guardate i tiri in porta, i gol. Beicapelli lo difende, l'unico che lo difende è il direttore. Chi è? Beicapelli, quello che ha tutti questi capelli bellissimi. Adesso parleremo anche di Matteassi. Lo difende, è incredibile. Mi sembra che persino Matteassi, nel parlare del finale della partita e della prestazione, ha avuto difficoltà quando gli hanno riferito di che cosa aveva detto Auteri, perché siamo momenti a dire, cari signori, il martedì si fa replay, e una volta, due volte, la terza volta, la gente mi prende per scemo. Si è chiesto perché non sono stati presi i provvedimenti, ne parliamo tra poco dopo aver visionato l'episodio di questo gol annullato. Sentiamo cosa dice prima Auteri e poi vorrei sentire anche il vostro pensiero su questo episodio di Ferrari. Allora, Auteri sul rigore. Questa rete annullata a Ferrari, insomma, sembra che il gol alla fine possa essere stato anche irregolare, almeno quello ci stava dicendo adesso a microfoni spenti. Io sicuramente dalla panchina non ho avuto l'impressione che Ferrari toccasse la palla col braccio, assolutamente. Ha portato via la palla col petto, di spalla, e ha fatto gol, però l'arbitro alla fine ha fischiato appena la traiettoria è partita. Secondo me voleva fare ripetere la punizione, perché lui stava scrivendo, stava ammonendo un giocatore della Fermana, stava scrivendo sul taccuino, poi è nato il gol e lui a quel punto ritornare 50 metri indietro, forse non se l'è sentita, ma comunque ha fatto una topica, purtroppo per noi, clamorosa. Allora, su questo episodio di Ferrari ci sono diverse letture, adesso Andrea ci aiuterà, però non ci sono immagini che chiariscono quanto è accaduto, non c'è il VAR in Serie C. Noi
con come è messa la telecamera e lui in banchina, non siamo in grado di dire se con la spalla, se un dito sotto la spalla, se un dito sopra e via dicendo. Se vogliamo essere corretti. Andrea, abbiamo qualche immagine qui, c'è sempre l'arbitro che non scrive appunti e corre verso l'area di rigore. Questo è il momento del controllo. Chiaramente lui alza anche il braccio. Un attimo, Riccardo. Vedi, chiaramente non c'è un'altra angolazione che ci aiuta. La sensazione però è che Ferrari tocchi la palla con il braccio, c'è un movimento proprio del braccio e lui va verso il pallone e in quel modo lo controlla e se lo aggiusta. E quindi è una sensazione piuttosto forte, almeno per quel che ci riguarda. Sentiamo i nostri amici in studio. Luigi, gol ma regolare la cosa o no? Che mi sorprende, intanto l'arbitro era a 30 metri di distanza ed era di spalle. Ovviamente di spalle, era impossibile per l'arbitro vedere. Secondo me l'arbitro, come ha visto in effetti il movimento anomalo di Ferrari, perché ha alzato il braccio, però può essere anche un modo per riuscire a stoppare la palla di petto o comunque con la spalla. Però gli unici che l'hanno visto potrebbero dire quello che abbiamo i tifosi in curva. Stasera, il fischio è stato immediato, è arrivata la palla a Ferrari e lui ha fischiato. Mi deve spiegare l'arbitro come faceva a vedere la sera cosa, mi deve spiegare Altieri come ha fatto lui che l'ha preso. Sì, ho capito, però, però l'unico che non poteva vedere era lui. Però Altieri non faceva l'arbitro. Però non era decisivo in questo frangente, chi era decisivo era l'arbitro e l'arbitro mi dovrebbe spiegare come ha fatto a vedere quasi a metà campo a fischiare immediatamente. Guarda, l'unica cosa sicura è che lui non lo poteva vedere. Ecco, qui non abbiamo poteva, anche capito, un video, guarda lì, questa sempre dagli highlights, c'è un'inquadratura più ravvicinata e qui ora Maurizio dalla regia va frame by frame, quindi probabilmente si riesce anche a notare meglio come il braccio, oltre che essere il portiere, stesso va convinto sul giocatore oppure si sta fermando perché pensa che già c'è stato il fallo di mani. Chi? Il portiere. Il portiere sta cercando la presa sul pallone, ma viene anticipato da Ferrari che si aiuta, secondo noi, con il braccio. Sì. Nel senso che lui fa con il movimento per andare verso il pallone, lo tocca, lo toglie dalla disponibilità di Ginestra e se lo aggiusta per calciare in porta. Riccardo, guarda annullare o no? Guarda, l'arbitro sicuramente è ingannato dal braccio alto che si abbassa e quindi l'ha visto la traiettoria della palla dopo che scende proprio piano, sembra accompagnata dal braccio, però purtroppo con questa inquadratura non lo puoi dire. Vista così sembra che la prenda col braccio. Luca? Sì, mi tocca ripetere quello che ha detto Riccardo. Se il Pescara avesse subito un gol così avrei urlato tutto il mio dissenso. Bravo. A dire la verità, il Pescara non è stato aiutato quest'anno dagli arbitri in altre circostanze, quindi dobbiamo anche sottolineare questo fatto. Francesco? Le immagini parlano chiare e ci confermano che Altieri dalla panchina non può dire ho visto che è con la spalla prima. Perché un dito sotto la spalla c'è un centimetro, c'è il braccio, per l'enciclopedia va a leggere corpo umano, la spalla e il braccio. Per tornare sempre ad Altieri. No, vabbè, voglio dire, mi sembra, soprattutto a me mi sembra scorretto quella sua dichiarazione, cioè non può dire che lui ha visto che l'ha preso con la spalla. Non riusciamo a capirlo noi adesso, in linea di massa, vediamo tutti, secondo noi, che l'ha preso col braccio. Almeno certo, il dubbio ti resta che non l'ha preso col braccio, ma il dubbio, non la certezza. Ma non puoi dire la certezza che non l'ha preso. E poi c'è la beffa della protesta di Ferrari che è stato espulso, quindi salterà la prossima partita. Ma non c'era il collaboratore che vedeva l'assistente di linea che vedeva. Beh, certo, anche lì l'arbitro non è stato aiutato l'assistente. Ma l'arbitro immediatamente ha fischiato. Allora, gli aggiornamenti, Andrea, poi pubblicità, poi capiremo perché la società dà ancora fiducia all'allenatore Altieri. Andrea. In Serie C a Chiavari, Entella in vantaggio 1-0 su Siena, gol di Schenetti. In Serie A, Spezia in vantaggio a Bologna 1-0, gol di un ex biancazzurro come Reimanai. Bene, pubblicità tra poco. Notti d'Oro, in corso Umberto I 310 a Montesilvano, ha aperto un nuovo store di oltre 1000 metri quadrati di materassi dei migliori brand internazionali.
Dorelan, Dorsal, Simmons, Manifattura Falomo. Inoltre troverete una vasta esposizione dei migliori marchi, quali Bontempi, Noctis, Le Comfort, Samoa. Da Notti d'Oro conviene. Notti d'Oro, Corso Umberto I 310, Montesilvano. Parlare con i tuoi amici, sentire il suono delle loro risate e in lontananza il rumore del mare. Ascoltare i consigli di chi condivide la tua passione, il tuo lavoro. Rispondere con sicurezza ai loro dubbi. Tutto questo è più vicino di quanto pensi. Perché i professionisti dell'Udito Maico sapranno guidarti verso la soluzione più adatta per il tuo benessere. Da più di 60 anni facciamo del nostro meglio per farti sentire bene. Ritrovare il piacere di ascoltare è semplice. E tu? Cosa aspetti? DZ Insurance Sport. Oltre 25 anni di esperienza nelle coperture assicurative nel mondo dello sport. Prodotti altamente mirati per atleti professionisti. Un team specializzato per ogni disciplina sportiva o di qualsiasi altro settore a livello internazionale. Questa è la DZ Insurance Sport. Zampa corta assicura lo sport. Salve, sono Emilio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel lontano 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emilio e del padre Emilio. Da quel momento, da 72 anni, la tradizione continua e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto la nostra impresa, che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Emidio e Alfredo De Florentis, 085 66 021. Dal 1970 Time Rivestimenti è un'azienda sempre all'avanguardia nel settore delle ristrutturazioni generali, interni ed esterni in tutta Italia. Realizziamo per privati ed aziende lavori di rifinitura di ogni genere, ristrutturazioni chiavi in mano, attività commerciali, impianti sportivi, impianti idrici ed elettrici, arredamento su misura, controsoffitti e cartongesso, isolamenti termici ed acustici, strutture esterne, pergotende e tetti in legno, arredo urbano in genere. Su tutti i social trovi sempre online le nostre novità. Contattaci su timerivestimenti.it. Ti piace l'eleganza, ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale e cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat Danelli è quella che fa per te. Una ricca esposizione di modelli che spaziano dalla 500, 500X, Panda, Tipo ed il ritorno del mito, la nuova 124 Spider. E poi Lancia, Abarth e veicoli commerciali. Inoltre, la concessionaria Fiat Danelli vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali. La concessionaria Fiat Danelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara, con ingresso in via Raffaello 30, aperti anche il sabato, mattino e pomeriggio. Ore 21:38 minuti, ripartiamo da Andrea, novità sui posticipi? Sì, perché l'Entella ha raddoppiato con Magrassi, ma ora è arrivato anche il terzo gol dell'Entella, che praticamente sta archiviando la pratica in poco più di mezz'ora contro il Siena. Dunque Entella 3, Siena 0, in Serie A sempre Bologna 0, Spezia 1. Poi Enrico, se mi permetti, ribadiamo un paio di notizie che abbiamo dato su due ex allenatori del Pescara. Abbiamo dato queste notizie in apertura. Massimo Oddo è il nuovo allenatore del Padova, secondo in classifica nel girone A, prende il posto dell'esonerato Pamanelli. Primo allenamento che sarà diretto da lui giovedì all'indomani del turno infrasettimanale che il Padova disputerà contro il Legnago tra due giorni. E poi in Serie D Massimo Epifani ha rassegnato le sue dimissioni da allenatore del Notaresco. La società del presidente Di Giovanni sta vagliando se accettarle o no. A te. Allora, prima Totò diceva: non capisco perché Auteri sia ancora lì, e questa è un po' la sintesi. La società non affronta questo problema, cioè questa storia di dare fiducia. Ecco, secondo te perché?
Perché ha fiducia? Non riesco a spiegarmelo, veramente questa è un'altra grossa incognita. Beh, teniamo conto di, cioè, questa è una società che negli ultimi due anni ha cambiato sei allenatori, due stagioni, sei allenatori. E alcuni che ho dopo otto giornate, voglio dire, questa difesa a spada tratta di questo tipo, questo pseudo progetto che dovrebbe portare il Pescara in B, a me mi sembra già fallito, vuol dire, anche perché all'inizio si diceva. Vediamo nel frattempo anche la classifica aggiornata dopo questo risultato dell'Entella, sì. Il quinto posto. Ma a parte quello, voglio dire, là siamo partiti con la. C'era l'idea che questa squadra dovesse lottare per la promozione diretta. Man mano siamo scesi sempre più, adesso è venuta fuori la storia di far arrivare o terzo o quarto. Ma sono veramente, non è questo il fine. Il fine è, ci puoi arrivare se hai una squadra che ci può arrivare, scusate il pasticcio di parole, però non è tanto la storia del terzo posto o il quarto posto. Credo che i playoff siano fatti a poi. Pescara aveva questa grande possibilità di bloccare i tempi dopo questo giorno d'andata fallimentare e programmare una squadra che potesse comunque lottare per i playoff. La cosa che non è stata fatta, non è stata fatta né da Auteri né sul mercato, perché quello che è stato fatto sul mercato è fuori di testa. Dopo parliamo anche del mercato. Cioè, l'unica cosa è stata esaltata o raccontata come positiva la prova con l'Entel, e ci sta. Però poi in quel Pescara è diverso da quello che aveva, sul quale aveva lavorato Auteri nei tre mesi precedenti. Cioè, siamo andati al mercato e ha detto: io voglio lavorare per il 3-4-3, quindi facciamo dei movimenti per liberarci di quelli che non fanno parte di questo progetto. Poi prendi una bambola clamorosa a Reggio, che fai? Cambi. Poi ti va anche bene perché fai una prova discreta, però non ha logica, è incoerenza come atteggiamento. Cioè, tu dici, molta improvvisazione. Sì, si naviga a vista, e questo che è preoccupante. Parte dell'improvvisazione la si vede anche, come ha ricordato più volte Totò, dal cambiare continuamente la formazione, non uno o due giocatori, che a volte tre, quattro giocatori, cinque. E per rispondere alla tua domanda, credo che sia, per come la vedo io, abbastanza semplice. La società aveva e ha ancora, fino a questo momento, fiducia nell'allenatore, punto. È una fiducia, non lo so, mica faccio il fratidovino. 21 punti da Reggiano e Modena, 7 punti dal terzo posto, 5 punti dal quarto posto. Vedo un po' più fallimento di questo. Pensiamo anche a, è chiaro che il Pescara, e ci sono ancora comunque, due trasferte, Pesaro mercoledì, lunedì Pescara prossimo, comunque i playoff li disputerà, ma inizia un campionato poi a 28 squadre in cui quelle posizioni sono fondamentali, perché a parte che credo che nel girone la nostra quarta sia quella con la classifica più bassa, e tra l'altro arrivare quarti non è scontato per evitare la prima fase dei playoff. Solo con il terzo piazzamento. Il terzo piazzamento dà un vantaggio, sì. Quindi arrivare quinti vuol dire comunque partire da una posizione sì di vantaggio, ma vuol dire che comunque devi fare tutta la trafila dei playoff del girone con un campionato nuovo che ha 28 squadre. E quindi la situazione è molto molto delicata, perché il Pescara non riesce ad avere continuità di risultati. Devo anche sottolineare che è un campionato anche strano, perché se l'Entella, che questa sera sta maltrattando il Siena, è quello che ha giocato a Pescara, e mi dispiace, ma dobbiamo tutti convenire, anzi sono contento di convenire sul fatto che il Pescara, quell'Entella, l'ha abbastanza maltrattato. Non si riesce a capire in effetti ancora quali sono i reali valori del campionato, se non di quelle due squadre che stanno disputando un campionato straordinario, perché anche il Cesena ha avuto un momento di appannamento, l'Entella ha avuto un inizio difficile. La verità è che il Pescara non è riuscito mai ad avere un assetto, un modulo, degli uomini che abbiano dato affidamento e che abbiano dato la sensazione a noi tifosi che commentiamo il Pescara, lo vediamo e tifiamo per il Pescara, di avere una squadra solida, e questa è la responsabilità dell'allenatore. Io credo che Sebastiani oggi stia ragionando sul fatto che sia ormai troppo tardi per pensare ad un'alternativa, ammesso che un'alternativa ci sia e che in giro ci siano allenatori capaci di salire su un treno in corsa
non perché il Pescara corra, ma perché il campionato sta correndo. Però ormai è stato fatto un mercato di gennaio. In classifica ha preso massimo. Ma sono scelte, però poi vediamo, no, vediamo, capito, vediamo. Però si può cambiare oggi allenatore. Io auguro ad Oddo le migliori fortune. Però lì già l'obiettivo è diverso, perché sei a 7-8 punti dal primo posto, quindi sei ancora in gioco. Al di là dell'obiettivo si può cambiare adesso allenatore. Certo, anche all'ultima giornata si è detto che si può cambiare, ma noi la domanda è perché Sebastiani non lo cambia. Scusate, voglio dire, questa società ha messo in prima squadra Di Francesco dalla primavera, Oddo dalla primavera, ci ha provato Burgo Epifani dalla primavera, Zauri dalla primavera, possibile che possa avere questa regola? Iervese con la primavera, perché non è una cosa normale. Cioè anche tu che devi andare a cercare l'allenatore, dove sta l'allenatore che ti dice che sarà vincente, voglio dire, si tratta, il problema è capire. Non pensate che se si vuole arrivare ai playoff e quindi e poi è ovvio che può puntare anche sull'esperienza di Autel. Sì, ma può succedere di tutto nei playoff, ce lo insegna la storia. Sono squadre, il Cosenza l'anno che è salito mi sembra che aveva fatto settimo appunto, quindi Cosenza la settima è successo una volta sola, appunto, quello che stavo per dire. Ma a volte se non è, ma in linea di massima quelle che chiudono il secondo, il terzo posto sono sicuramente avvantaggiate. Però voi ricordate che all'inizio della trasmissione Clinco ci ha detto ci sono anche dei motivi per difendere Auteri, quali sono? Ci sono dei motivi per difenderlo, innanzitutto perché in campo tanti giocatori non hanno dato quello che dovevano dare, alterano partite molto bene, sono confermati e non replicano, sono incostanti. Il problema dell'allenatore che diventa indifendibile quando va a cambiare invece quei giocatori che gli rispondono, come Ferrari, che ha sempre risposto e non hai, chiamano, il coraggio di riproporlo, perché dice ma giochiamo ogni tre giorni, sì, ma sono ragazzi come che c'hanno, ma sono ragazzi che hanno 25, 26 anni, 27. Due volte esatto, questo è il punto. La difesa di Auteri è che si sperava, visto che tra l'altro dopo la sosta comunque abbiamo fatto qualche partita che ci aspettavamo, diciamo noi aspettavamo di poterlo giudicare dopo Reggiana e Riccardo, io ti voglio bene, ma tu ti stai arrampicando sugli specchi. Ma no, ma una difesa la quale non è una difesa, non è una difesa. Ha delle attenuanti, vuoi dire? Non è, allora non sono è una... arrivati giocatori non adatti al suo modo. No, perché il giocatore ha difeso di lui, però non ripetisco che quando è colpa dell'allenatore, ma è anche colpa dei giocatori, nel senso che i giocatori non stanno dando, insomma, io questa squadra non la vedo lottare e combattere. Questa è la squadra che non combatte, quindi non gioca, non combatte, non si fa ammonire, non contrasta, non raddoppia. È una squadra che va in campo per arrivare al 90esimo. Questa è la sensazione che ho della squadra. L'ho detto io, lo ripeto oggi. Quindi, al di là dell'allenatore, di Fioretto, ma non ci riesce. No, ma in situazioni del genere, con un quadro del genere, allora io non è che un quadro del genere, la colpa non è della cornice, ma è la colpa di chi fa il quadro. Sì, vabbè, però andiamo avanti così. No, io ti sto dicendo che la colpa è di Auteri, però anche i giocatori, non è caspita che quelli che vanno in campo al di là del modulo, poi tutto. Sei forse il più anziano che c'è qua dentro, ne sei molti più di tutti. In campo comunque quando vanno giocano, cioè al di là che ti mette a 3, a 4, se sei bravo giochi. Riccardo, una difesa di Auteri l'avrei fatta solo sul fatto che difficile trovare l'avvocato buono. No, e che Auteri comunque può avere un merito, che è stato quello di aver lanciato 3 o 4 giovani, o di aver comunque l'ha messa da parte. No, però non è vero. Sorrentino si è trovato a fare il titolare, ha avuto fiducia anche quando poi sono tornati gli altri e gli ha dato vediamo fiducia. Se lo conferma Veroli è un giocatore che comunque in campo ha lanciato delle monache a 16 anni 17 anni quel ragazzo, facciamolo se santo. vogliamo facciamolo santo. Allora siccome stiamo cercando di individuare qualche avrei impostato la difesa di Auteri sul fatto che comunque il Pescara è una delle squadre più giovani, come media almeno lo era, e ci sono in quella squadra 3 o 4 ragazzi che comunque sono patrimonio della, e quindi sotto questo aspetto è aziendalista, a cui però, questa è una difesa a cui che però non ha dato continuità.
Possiamo anche dire che il girone di andata non ha avuto quel giocatore a centrocampo che poi il Derisio di turno abbia deluso, però non aveva forse però un'alternativa. Vorrei ricordare Enrico, quando si era preso Derisio, il suo procuratore, qua eravamo qui, ha detto è l'elemento giusto per cambiare come persona. Caratteristiche sì, ma beh, no, lui l'ha detto serio, no, non come caratteristiche, è l'elemento che serve al Pescara. Cioè non si possono fare queste dichiarazioni, vabbè, il giocatore lo vedi durante la partita, durante l'altro, cioè non è che Derisio era, io non mica stavo ce l'ho con Derisio, dico soltanto che la stessa cosa che era stata fatta con Rizzo è stata fatta con Derisio, voglio dire, giocatori che, cioè se tu non hai un'idea di squadra. Quindi c'è anche la partecipazione di Matteassi sotto questo aspetto. Ma anche sicuramente anche lui, perché è chiaro che i due hanno agito in coppia, perché non credo che Matteassi sia andato a cercare Cernigoi e a togliere De Marchi a sua insaputa. Sicuramente sarà una cosa concordata. Ma la faccio io una domanda a Enrico e a tutti quanti. Ma se invece di chiamarsi Auteri con l'esperienza e con 30 anni in questa categoria si fosse chiamato Di Giovanni, si fosse chiamato Zauri, si fosse chiamato Sottil, ossia con un, come vogliamo dire, un allenatore giovane con ovviamente minore esperienza di Auteri, Francesco? Non cambiava nulla, perché Auteri non è nessuno. No, cioè, non è che no, un santone. Un allenatore, ti ho detto, un allenatore. No, ma io la domanda la stavo finendo. Un allenatore. Bravo. No, è un allenatore che sono 30 anni che alleni in queste categorie, quindi allora, sul piano dell'esperienza. Anche Lumignani era un allenatore molto esperto, anche Pillone, tanti allenatori, Mazzone a Pescara, cioè avevano esperienza, allora, però se i risultati non arrivano, appunto, non conta la carta d'identità, evidentemente anche Zeman, anche allora, Zeman benissimo, io quello che Zeman dico, voi che avete criticato Zeman, oggi che cosa volete dire? Vi dovrei frustare, no, noi abbiamo criticato il secondo Zeman a tutti quanti, dovrei non prendere la frusta Zeman, con le cose d'acciaio e frustarvi che avete criticato Zeman. Beh, no, a cominciare da questo, non me la prima così a Zeman, allora io ho criticato il secondo Zeman, non il primo Zeman, perché criticare Zeman grazie. Il primo Zeman come ho criticato lo Zeman dell'ultimo anno. Non mi avete fatto finire la domanda. A un altro allenatore che non si chiamava Auteri, con quell'esperienza. Fammi finire fare la domanda. Ma non ti come ti? Ti ho detto che uno che 30 anni che allenava, poi sarà un asino, non lo so, però è uno. Io ti ho posto la domanda. Gli avremmo dato la stessa fiducia che è stata data. Ma chi gliela data questa fiducia? Come chi l'ha data? Gli avremmo se Auteri ancora qua vuol dire che gli è stata data la fiducia. Ma in generale, ma in generale, generale, perché non è stato nemmeno mai contestato apertamente. Ma che... scusa, no, vogliamo cambiare la storia. Mo. Contestato da chi? Dai tifosi. Ma da chi? Contestato con la squadra che non legava con l'allenatore, contestato dai tifosi, e mi insegnate voi che quando si fanno contestazioni da parte dei tifosi, contestazioni di per chiarirci, che Auteri non viene sollevato dall'incarico pure alla fiducia da parte dell'ambiente perché ha un'esperienza alle spalle. Secondo me sì, perché altrimenti non si spiega perché ancora resiste. Scusami un momento. Perché a decidere la società, la non società. Decidiamo né noi né i tifosi. Né ma è logico che mi riferisco alla società, ma all'intero ambiente, perché una trasmissione di processo come questa e come altre, su altri allenatori dopo tre giornate sarebbe... tutti quanti avremmo criticato l'allenatore chiedendone la testa, semplicemente questo, e non è una giustificazione Auteri. Ma adesso qui sei capace che dopo mi dici che tu hai difeso Auteri. No, io non dico niente, io ti dico solo che dalla terza alla quarta giornata ho cominciato ad avere delle perplessità sulla gestione di questo allenatore, e credo che i fatti non abbiano smentito. Voglio dire, discussione anche era stato messo in discussione anche nel giorno di andata Auteri, si parlava di un ritorno di Otto, dell'ipotesi è ovvio che la domenica, ma soprattutto la società no, se ne parlava anche tre mesi fa dell'ipotesi, quando però si era poi detto, ha vinto contro le squadre scarse, perché però nel Otto di loro risultati abbiamo giocato contro tutte quelle che stanno che dopo a destra di Pontedera, che fu il punto più basso, bravo, fu messo in discussione. Io chiesi ma voi sollevereste Auteri all'incarico, certo, Riccardo disse di no, io ho detto di no e lo confermo, Luca perché disse in quella di fase no. Con noi il mercato sì. L'ipotesi era richiamare Oddo, che avrebbe rifiutato perché io ti ho detto avrebbe rinunciato al contratto e si sarebbe preso un altro allenatore. A noi ragazzi dai, comunque, ma mi dite perché non viene sostituito?
dalla società, fatemi capire. Cioè, avete un'idea perché? No, ricordo quel periodo che dice Luca. Ricordo anche un certo imbarazzo del presidente, e quando giravano i nomi e girava il nome di Oddo, ho percepito che non ci fosse un atteggiamento granitico da parte di Sebastiani pro Auteri. Io credo di ricordarlo, sì, però Oddo, tre mesi fa. Quindi, secondo me ha vissuto una fase in cui poteva essere Sebastiani ha contattato Oddo, però questo lo sappiamo tutti. Sebastiani ha contattato Oddo. Quindi l'idea ce l'avevo. Quindi è quello che sto dicendo che non è che non paragoniamo Oddo Auteri, per favore. Per favore, in che senso? Che è molto meglio Massimo Oddi. Adesso speriamo Massimo Oddi. Vuoi paragonare Massimo Oddi, il tuo signore? Però Massimo negli ultimi anni, ahimè e ai noi, ha preso delle cantonate clamorose negli ultimi anni di carriera. Cioè, a parte Pescara ha fatto male ovunque Otto. Quindi sì. Tu non voglio parlando però di Serie A. No, Serie a parte, ma a parte Otto, questo, io l'avrei ripreso Otto, secondo me non avrebbe accettato. Posso dire una cosa a volo per tagliare il toro. Allora, a me Auteri mi fa ricordare, c'ho un po' di memoria, ce l'ho, mi fa ricordare Viscidi, Buffoni, cioè questi tipi di allenatori che sono passati come meteore, voglio dire, non è che anche quelli avevano, Buffoni aveva vinto dei campionati, Viscidi pure, però voglio dire, sono state delle espressioni veramente che Andrea, aiutaci, c'è un rendimento peggiore in Serie C rispetto a questa squadra negli ultimi, mettiamo, gli ultimi 30 anni? Se torniamo al Pescara di qualche anno fa, il Pescara che soffrì molto fu quello di Galderisi. Era una stagione particolare perché era la stagione in cui si arrivò al fallimento della società, poi alla ripartenza col gruppo capeggiato da De Cecco, ma quel Pescara che stentava, anche se tenne botta nella prima parte di stagione, con la nuova società precipitò in classifica. Però era una squadra che era partita con altri obiettivi, doveva solo salvarsi. Altri obiettivi, quindi. Giocava a Vasto perché c'era la ristrutturazione dello stadio Adriatico, fu sollevato dall'incarico, ci fu l'arrivo di Cucureddu e la salvezza di Cava. E poi l'anno dopo però Cucureddu fallì perché non era così distante dalla vetta, però era al secondo o al terzo posto, adesso non ricordo. Sì, fu esonerato alla seconda di ritorno dopo la sconfitta interna con la Cavese e ci fu la scommessa da parte della società di Eusebio Di Francesco, che poi portò il Pescara in Serie B tramite i playoff. Volevo anche rispondere su Cucureddu, conferma che la squadra che prese Di Francesco era buona, con un allenatore adatto, fece però, quello che fece. Adesso dobbiamo chiedere un'altra cosa, però se rispondere. Dice che la squadra non è buona, cioè nel senso non ho se detto non è quello. Una squadra competitiva, siamo tutti d'accordo, no? Allora, che poi possa puntare al secondo e al terzo posto è un altro discorso. Certamente è una squadra che ha le qualità dei giocatori per quello che hanno fatto nella loro carriera, per una posizione migliore. Posso rispondere alla domanda di Totò del perché è ancora qua? È ancora qua perché quando a inizio campionato una società parte con un progetto, è partita col progetto di Oddo e noi stessi abbiamo detto beh, però poteva dargli fiducia e non l'abbiamo mandata avanti. Otto giornate. Poi l'ha fatto con Zauri, è stato mandato via e noi abbiamo con Zauri è un altro discorso. Zauri è stato lasciato solo contro lo spogliatore. Fammi rispondere. State dicendo la stessa cosa, Quello andava difeso e l'ho lasciato in balia dello spogliatoio. Questo va lasciato perché non riesce a trasmettere nulla e viene difeso. Stai dicendo la stessa cosa. Allora, probabilmente io mi metto le palle del presidente, lui dice: Ma ci prova a dare una difesa. Allora, scusa, o dico che sono tutti matti, allora c'è tutti matti, ma se no c'è che dare una risposta. Probabilmente lui, ma la pensa, penso che se lo tiene è perché crede in questo progetto. Quale progetto? Forse crede nel lavoro quotidiano è il lavoro di Auteri, ma credo che ci creda, perché sennò cosa lo tiene a fare? Ho capito, ma credo nel fatto che avendo fatto degli errori a mandar via Otto e a mandar via Zauri, perché non è stato difeso, probabilmente sta tentando una difesa estrema di quest'uomo perché probabilmente crede in questo progetto, ma non so se questa è la verità, è un mio pensiero che cerco di dare al perché Auteri ha sulla base dei risultati, ma soprattutto sulle basi delle dichiarazioni che fa, che sono molto peggio dei risultati, è ancora qua. Anche perché Sebastiani è uno, al di là degli esempi che avete fatto dei sei allenatori, è uno che mando via
l'allenatore probabilmente più vincente della Serie B degli ultimi anni, che era Baroni, lo mandò ad una giornata. Allora non lo era, ma ha dimostrato comunque di essere un allenatore vincente. Questo avalla quello che dice. Per cioè questo pure Sottil, lontano da qui, è giusto. Sottil non è stato confermato. Quando è stato preso, Sottil, un illustre sconosciuto, anche qui è stato detto. Ha preso, è andato via da Pescara. Ha salvato l'Ascoli e sono due anni che fa buoni campionati. Lui ha preso. Non mitizzate gli allenatori. No, non sto mitizzando, sto parlando di risultati. Ma risultati, dai, sono. Lui ha preso. Ma playoff l'Ascoli. Ma che salvezza ha fatto? Tu tieni ragione. No, non voglio avere si è salvato Sottil. Ha vinto la partita con Livorno 1-0 e si è messo in difesa alla fine del primo tempo, ultimo in classifica. Si è salvato perché quella ha sbagliato il rigore a Perugia. Ma che stai dicendo? Comunque si è salvato. Ha capito. Sta storia di vedere di targare gli allenatori in base al successo. Sottile ci interessa. Ma no, c'è il Sottile, era per fare un esempio. Comunque un allenatore che ha tanti anni di Serie C e non quindi... è un ragazzo, perché credeva in questo progetto. Ma quale progetto? Quale progetto? Il progetto di avere comunque un uomo. Autele è arrivato qua come un po' un capò, uno che era energico, uno. A meno. Dai, che aveva fallito a Bari, aveva fallito a Catanzaro. Sì. Ma ho capito che ha fatto. Ma non mi diziamo questo allenatore. Dai, il sto cercando un'ipotesi del perché qua. Però quello che dice Riccardo è vero, cioè in un campionato difficile come la Serie B, è anche particolare come la Serie C, è anche particolare come la Serie C, avere un allenatore che conosce quella categoria vuol che dire che non ha mai fatto il girone B, fermo, ci si aspettava non ha mai fatto il girone B, lui che si meraviglia però la categoria è quella. Ma che categoria è questa? Sono cambiati diversi, dai. Dei falli, delle azioni di ostruzionismo degli avversari. Sembra che non conosca questa categoria, anzi nel certo. Girone C forse anche peggio, perché in C l'agonismo al di là dell'allenatore, no? Però al di là dell'allenatore quello che ha allenato non è la controfigura di Auteri, i campionati che ha disputato Auteri sono stati possono starci le stagioni negative, cioè, è successo a tolto tutti. Ferrari, io giocatori in questa squadra che lottano sul pallone e che rischiano la gamba non ne vedo uno perché non è squadra. Perché non è squadra, non ci vuole niente a fare la squadra. Poi se andiamo noi cinque facciamo squadra. Il problema squadra, secondo me è che questo Pescara non ha un'idea di gioco, per quello che dice Riccardo è vero relativamente, perché se io non so cosa fare in campo, non ho un'idea tattica, non ho un discorso corale. Poi sembra che non corre, ma che non impegna, però secondo me è pure una carenza di base. Vabbè, adesso senza entrare nel tatticismo. Un piccolo accostamento volevo fare. In effetti Auteri mi ricorda molto il Cucureddu che abbiamo conosciuto. Aveva lo stesso tipo di gestione, aveva un nome, aveva vinto qualche campionato e purtroppo venne cacciato via perché altrimenti la serie non ci sarebbe mai tornato in B. Si aveva più coraggio in quei momenti? D'altronde sì, sicuramente i primi periodi anche perché della nuova gestione. Mettere in prima squadra Di Francesco era mai allenato, vuol dire allenava la Beretti, allenava Di Francesco. Comunque, il calcio è bello anche per questo, perché permette a tutti di avere delle idee diverse. Fatto sta che si tornerà a giocare mercoledì, poi lunedì a Modena, mancano 11 partite nella regular season, quindi non torniamo al filotto, perché ormai il filotto non ci sarà più, ci doveva stare già da qualche tempo. Ecco, volevo sapere se è stato aiutato anche Auteri dalla società stessa e da Matteassi in questo percorso. Matteassi perché è il suo braccio destro a livello tecnico. Allora, Matteassi è il suo primo sponsor, cioè Matteassi e Auteri credo che siano la stessa persona. No, Matteassi agiscono... è arrivato dopo Auteri. Sì, ma agiscono Auteri l'ha preso. Auteri l'ha preso Sebastiani. Sì. E poi è arrivato Matteassi. Matteassi che l'ha preso? Io. L'ha preso Sebastiani. Il primo sponsor però l'ha preso. Però allenatore. Il primo sponsor anche perché è l'unico Matteassi che lo non l'ha scelto, insomma, Auteri. Sì, però è l'unico che lo difende, intendo che è il suo primo sponsor. È l'unica persona che lo sta difendendo e che si era preso anche di responsabilità, direttore e generale o sportivo di quello che era successo prima, quindi un po' sollevando la società da questo. Però voglio dire, non è che la sostanza cambia,
non cambia la sostanza. No, chiedo se le responsabilità sono da suddividere anche con Matteassi per la costruzione della squadra, sì, elementi, tipo Rizzo, sì, tipo, sì, beh, ovvio. Noi, tipo il sì. Derisio in ritardo, non so, altre situazioni. Assolutamente sì, perché sono stati presi giocatori che secondo me ci siamo indeboliti col mercato di gennaio piuttosto che rinforzarci. Come si chiama quello che se n'è andato? De Marchi. Questo è il problema. Perché De Marchi è stato preso. Forse, per correttezza dico è forse meglio di Chernobyl, no? Cernigoi. Però De Marchi è andato a Sud Tirol, che è una squadra di vertice, e ha fatto anche gol tra l'altro alla fine della partita. Al di là di questo. A dire la verità sono arrivati anche dei buoni giocatori, perché Pontisso è un buon giocatore. Perfetto. Lo stesso Gerardi. Cioè, però non è che col mercato di gennaio non abbiamo cambiato trend. Siamo rimasti quelli che eravamo. Quello è il problema. Scendo però fuori tema, perché il tema era perché non viene allontanato. Non lo sappiamo. No, aspetta, ti dico quello che penso io, che ho detto 3 mesi fa. Allora, se la società è convinta di aver fatto una buona squadra in grado di lottare per la promozione, la prima cosa, 3 mesi fa, cambia l'allenatore. Se invece il problema è che la squadra è scarsa, ovviamente non la cambia, va avanti così. Ovviamente non allenatore e direttore sportivo, perché esatto, entrambi allenatore e direttore sportivo, quelli che hanno costruito. No? Se la società, io sono convinto che la società Sebastiani abbia cercato di fare una squadra competitiva. Su questo io non ho dubbi. Allora, se la squadra è competitiva, non può andare avanti come ha fatto del resto in passato. Anche perché c'è stato un grosso investimento. Esattamente. Cioè, quindi è questo, e il Modena hanno speso di più, poi c'è il Pescara. Esatto, è questo che non capisco. 7 milioni in Serie C sono Non tanti, capisco, se la società è convinta, come sono convinto io, che la squadra è in grado di giocare per la promozione, magari diretta oramai non più, ma comunque un playoff, allora vai avanti con questo. Altrimenti per quale motivo deve restare Auteri? Non ha senso, no, è una cosa illogica. Non era concluso perché dobbiamo andare in pubblicità. Sul mercato però dobbiamo essere onesti, perché io c'ero quella sera in cui Sebastiani tornava in auto collegato da me. Gli abbiamo fatti i complimenti perché si era liberato dei penci che c'erano, aveva reso più omogeneo l'organico, nella convinzione nostra che fossero però funzionali, comunque fossero messi in condizioni di essere funzionali. Secondo me le colpe sono gli hotel, non di chi ha fatto il mercato seguendo le sue indicazioni. Ma sempre loro, ho capito. Sono d'accordo, l'analisi di Luca non fa una piega, è vero, fu apprezzato, anzi dopo tanti anni in cui c'eravamo liberati di Galano, condannato il mercato di gennaio, quest'anno abbiamo apprezzato le scelte che erano razionali. I giocatori che sono arrivati oggettivamente sono giocatori di categoria. Io aggiungerei una cosa. Derisio, io aspetterei per giudicare Derisio, no, però aspettiamo, è appena arrivato. Aspettiamo, è arrivato 3 settimane fa, ha avuto il Covid, voglio allora, dire. Allora, senza di lui, noi stiamo qui senza di lui, centrocampo e Pescara ha fatto la migliore partita, quindi Derisio l'aspettiamo, ok? Però non è quello che può cambiare faccia a questa squadra, perché l'altro problema che scaturisce da questa campagna di rafforzamento presunto è che intanto sono spariti i giovani. I ragazzi, eravamo entusiasti del ragazzino che quello là è un fenomeno, quello sfondierà sicuramente. Delle Monache, esatto. Non l'ha visto più. Tra l'altro, è sparito, non rientrerà più. È sparito, no, è un danno. Ma non è vero. Ti dirò quello che penso io, che tra l'altro penso che anche l'altra volta è stato ospite nostro Iervese. Sì. Una cosa che lui ha detto, che spesso il ragazzo che torna dalla primavera va in prima squadra e poi torna in primavera, spesso si perde, e questo è uno dei problemi. Diambò, mi fate capire perché Diambò non deve avere continuità, è una società che punta anche sui giovani. Certo. Diambò ha fatto la migliore partita con l'Entella, fuori. La gestione è allucinante. Questo la gestione che porta avanti, per cui io non capisco appunto perché va avanti questa gestione. Concludo velocemente. Io mentre la domanda che faccio a te la faccio così. Io vorrei poter stare da solo con Sebastiani e chiedergli: dimmi la verità, ma tu a Auteri che gli dici per il Pescara che sta andando così? Primo. Secondo, quando fa quelle dichiarazioni che pare che veramente lui sta prendendo per i fondelli il prossimo, che gli dici il giorno dopo la partita? Non lo chiami, non lo convochi, non gli dici. Senti, ma adesso che
No, che questo nemmeno sapere no, cosa no, siccome lui ha la curiosità e ce l'ho pure io, siccome mai la società non continua a lavorare con Auteri, a me mi viene di più. Ma tu presidente, Auteri glielo dici? Oh, Murpievi, sì o no? Siamo in notevole ritardo, diamo la linea alla pubblicità e poi torneremo in studio, tra poco. Notti d'Oro, in corso Umberto I 310 a Montesilvano, ha aperto un nuovo store di oltre 1000 metri quadrati di materassi dei migliori brand internazionali. Dorelan, Dorsal, Simmons, Manifattura Falomo. Inoltre troverete una vasta esposizione dei migliori marchi, quali Bontempi, Noctis, Le Comfort, Samoa. Da Notti d'Oro conviene! Notti d'Oro, corso Umberto I 310, Montesilvano. Storia siamo noi. La nostra storia parte da lontano. Promozione e vittorie ci hanno sempre unito, ma anche le sconfitte, dalle quali ci siamo sempre rialzati. La storia siamo noi padri. Questa storia continuiamo a raccontarvela alla radio. Tutte le partite del Pescara in Radio Cronaca con Enrico Rocchi. Rete! Il Pescara raddoppia! Radio California, radio ufficiale Pescara Calcio. California! DZ Insurance Sport. Oltre 25 anni di esperienza nelle coperture assicurative nel mondo dello sport. Prodotti altamente mirati per atleti professionisti. Un team specializzato per ogni disciplina sportiva o di qualsiasi altro settore a livello internazionale. Questa è la DZ Insurance Sport. Zampa corta assicura lo sport. Dal 1970, Time Rivestimenti è un'azienda sempre all'avanguardia nel settore delle ristrutturazioni generali, interni ed esterni in tutta Italia. Realizziamo per privati ed aziende lavori di rifinitura di ogni genere, ristrutturazioni chiavi in mano, attività commerciali, impianti sportivi, impianti idrici ed elettrici, arredamento su misura, controsoffitti e cartongesso, isolamenti termici ed acustici, strutture esterne, pergotende e tetti in legno, arredo urbano in genere. Su tutti i social trovi sempre online le nostre novità. Contattaci su timerivestimenti.it. Salve, sono Emilio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel lontano 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emilio e del padre Emilio. Da quel momento, da 72 anni, la tradizione continua e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto la nostra impresa, che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Emidio e Alfredo De Florentis, 085 66 021. Ti piace l'eleganza, ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale e cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat Danelli è quella che fa per te. Una ricca esposizione di modelli che spaziano dalla 500, 500X, Panda, Tipo ed il ritorno del mito, la nuova 124 Spider. E poi Lancia, Abarth e veicoli commerciali. Inoltre, la concessionaria Fiat Danelli vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali. La concessionaria Fiat Danelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara, con ingresso in via Raffaello 30, aperti anche il sabato, mattino e pomeriggio. Ore 22:14 minuti, rientriamo in diretta. Allora Andrea, adesso apriamo un nuovo capitolo, sì, che ci riporta indietro di qualche anno, forse gli anni più belli dell'ultima fase della storia delle Pescara. Di che si tratta, Andrea?
Sì, perché l'ufficio stampa della Pescara Calcio ha realizzato la scorsa settimana una intervista per il canale tematico del Fino Channel, è rientrante del progetto Academy, l'iniziativa del responsabile dell'ufficio stampa Massimo Muccianti insieme al responsabile della Academy del Pescara Marco Arcese sono stati a Parigi per intervistare, per fare una bella chiacchierata con Marco Verratti, peraltro artefice della sua prova stellare in Champions, la vittoria del Paris Saint-Germain contro il Real Madrid. Si è parlato in particolare di quello che è il legame di Verratti con Pescara e quella che è stata anche la sua trafila nelle giovanili biancazzurre. Allora, una pillola di Marco Verratti e poi ci collegheremo con Massimo Mucciante, il gioiello pescarese Verratti. Il calcio come un lavoro. A me, quando stavo a Pescara a 15 anni, mi dicevano: Marco, domani devi andare a Milano, devi rimanere qua. E io dicevo sempre no, perché mi diverto qua, mi diverto a stare qua, vivo bene qua, ho i miei amici, ho una società che mi sta dietro e non vedevo quel bisogno di cominciare a fare questo sport come un lavoro già a 15 anni. Per quello a Pescara sono cresciuto veramente tranquillo, con persone che mi volevano bene, con persone che nessuno mi remava contro, che tutti mi aiutavano in tutti i sensi, come parlavamo di Claudio che mi dava il passaggio, era tutta una grande famiglia e questo mi ha permesso di crescere. Il più grande calciatore che negli ultimi anni ha vestito la maglia del Pescara ed è a livelli internazionali manda un messaggio dunque a chi vuole iniziare un percorso. Ci colleghiamo, lo diciamo prima, con Massimo Mucciante che saluto. Buonasera Massimo. Intanto, buonasera Enrico, grazie per l'invito. No, complimenti intanto per questa iniziativa, siete andati a Parigi, raccontaci com'è nata questa idea di così coinvolgere Verratti per mandare, come dicevo poc'anzi, un input ai giovani che si avvicinano al mondo del calcio, un input che arriva dal più grande di tutti e lui si è subito prestato. Tante autorizzazioni da parte del Paris Saint-Germain, non è stato facile perché a quei livelli ovviamente c'è un'esclusiva mondiale, però hanno capito il senso della vostra visita. Sì, hanno capito il senso, tutto è nato diciamo per gioco, grazie al lavoro di Gigi Gramenzi che ha iniziato questo rapporto di mail, di interscambio, ha cercato questa intervista e forse per anche con nostro stupore è stata diciamo accolta anche abbastanza velocemente, quindi ci ha fatto piacere questa cosa, come ci ha fatto piacere come poi ci ha accolto Marco direttamente all'interno del centro sportivo. Potete vedere dalle immagini un centro sportivo completamente blindato. Ci avevano detto all'inizio che erano soltanto 10 minuti di intervista, invece poi Marco ha tirato fuori tutta la sua abruzzesità, ci ha tenuto oltre mezz'ora con lui, ci ha fatto fare il giro, insomma è andato molto oltre i paletti imposti dal PSG e questo ci ha fatto piacere. Ecco Massimo, abbiamo visto anche sulla sua bacheca che Verratti, pur pensando al Paris Saint-Germain, era collegato lunedì scorso per vedere Reggiana Pescara. Non è cambiato per niente, quindi anche nei rapporti con i suoi concittadini? Assolutamentissimamente no. La prima frase che mi ha detto quando ha aperto la porta, perché in quella stanza che vedete praticamente il PSG ci ha accompagnato e ci ha chiusi all'interno della stanza, immaginate come possa essere blindato il centro, e lui la prima cosa che ha fatto quando ha aperto la porta, si è girato a me e ha fatto: ma ieri abbiamo pareggiato. Quindi diciamo che vede le sorti del Delfino e le segue molto 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 da vicino, anche se tramite i social, insomma, però diciamo che... Ecco, quando lui parla, tornando indietro negli anni, di questo legame con la maglia della sua città, pensi che siano frasi di circostanza oppure pensa veramente che un bambino a quell'età non deve fare voli pindarici, non deve pensare a Inter Milan, ma essere legato, un senso di appartenenza a quella maglia? No, non sono frasi di circostanze, lo dimostra il fatto, noi come ufficio stampa abbiamo mandato un'altra piccola pillola che è quella del saluto di Claudio e in quella circostanza quasi era commosso Marco. Diciamo che lui, la cosa bella di questa intervista, è che purtroppo non vi posso trasmettere perché bisogna viverla, è proprio la semplicità e la naturalezza che ha mantenuto Marco. Allora Massimo, ci dici intanto dove si può seguire, in quali giorni, in quali orari, dici... Dacci qualche informazione a tal senso.
Questo è un progetto abbastanza ampio, questo dell'Academy. Io questa sera vi ho dato qualche immagine, tra parentesi ho anche violato gli accordi con gli altri colleghi, però diciamo che, che noi dobbiamo fare uno speciale per quanto riguarda l'intervista che uscirà nei prossimi giorni, credo a metà marzo, uscirà l'intervista integrale, ma faremo uscire anche delle piccole interviste, ovviamente sui canali, sui social della Pescara Calcio. E parte di queste interviste serviranno per andare insomma nella parte internazionale, nel nostro Academy internazionale, che sono abbastanza in fermento, nonostante diciamo la prima squadra in questo momento sta affrontando un periodo un po' così. Ecco, in sintesi ci puoi anticipare qualcosa, se si può dire, qualche messaggio particolare, qualche dichiarazione che può così entusiasmare i tifosi? Guarda, gli abbiamo fatto una domanda, però gli abbiamo chiesto se un giorno voleva tornare, diciamo, voleva tornare a Pescara, però da come abbiamo sentito lui si trova benissimo lì. Molto probabilmente un giorno, quando smetterà di giocare a calcio, potrebbe anche pensare di fare un altro ruolo con il Pescara, però è tutto nato sul gioco, sono delle battute potrebbe che ci siamo fatti. Potrebbe anche acquistare la società volendo. Ecco, non lo volevo dire, però sì, diciamo, però ripeto Enrico, è stata molto scherzosa, diciamo, non si capisce dove arriva lo scherzo e dove effettivamente il cuore batte ancora, e non è detto, può essere che tra qualche tempo, anche perché ha comprato un'isola virtuale, perché non poter comprare il Pescara. Senti, lui continua a seguire il Pescara, ti ha detto qualcosa di questa stagione, di questo campionato? Sì, mi chiedeva il perché, anche lui faceva le vostre stesse domande, il perché insomma una squadra che comunque tatticamente oppure tecnicamente non è che ha almeno sulla carta ha delle qualità, il perché non riuscisse ad ingranare. Io purtroppo la stessa cosa che dico a parecchi tuoi colleghi, non voglio entrare in questi discorsi, anche perché sai che vivo lo spogliatoio in maniera diversa in questi ultimi mesi, e quindi non so cosa succede, però lui effettivamente segue il Pescara ed è preoccupato perché guarda e vorrebbe vederlo in altre categorie, insomma. Certo, difficilmente tornerà a vivere qui da noi, perché una volta che sei a Parigi è molto raro fare un passo indietro, però la sua zona, la sua gente da lui non sarà mai dimenticata, e lui torna spesso comunque appena può. Sì, lui torna spesso, però da quello che ho capito lui ha un passaggio di intervista, dice come una volta io non volevo andare via da Pescara, andare a Milano, Inter e tutte queste altre, insomma, altre grandi piazze, perché ero legato al posto, così adesso io mi sono legato a Parigi. Quindi da quelle piccole parole abbiamo capito che lui effettivamente si è integrato molto bene nella città parigina e difficilmente sceglierà altre casacche per il suo futuro. Secondo me ha trovato il suo habitat, anche perché è circondato dagli amici, a ognuno ha trovato qualcosa da fare, e quindi diciamo che ha ricostruito il suo habitat a Parigi, e Parigi è una bella città che merita di essere vissuta. E comunque gli avete portato anche fortuna, perché nell'ultima sfida contro il Real Madrid è stato il migliore in campo, riconosciuto dai tanti campioni che giocano insieme a lui, quindi almeno c'è stato questo appoggio morale e anche scaramantico. Da notare, sempre attraverso i social, come dicevi te, aveva la partita della Champions in ballo, però io attraverso i social, perché curiamo anche la parte social della Pescara Calcio, se andate a vedere, nonostante il pensiero suo era su una partita Champions, c'è sempre un suo mi piace, un suo seguire insomma le pagine del Pescara, quindi questa cosa fa anche piacere, insomma. Massimo, se lo senti, mandagli un abbraccio forte un po' da parte di tutti. Ma lui l'ha già fatto nel finale dell'intervista, la prima cosa che fa mi dice a me, e manderemo poi anche questa, salutami tutti a Pescara e ricorda a Pescara che rimarrà sempre nel mio cuore. Questa è una parte proprio finale che mi ha dato da riportare a tutti quanti voi. Siamo curiosi di seguire questa intervista e vi facciamo i complimenti per l'idea e per l'iniziativa. Grazie a Massimo Mucciante per questo contributo, buon lavoro. Grazie a voi. E vedremo cosa ci dirà Marco Verratti. Grazie ancora Massimo Mucciante, torniamo in studio per gli ultimi minuti, perché Totò si meravigliava che si torna subito a giocare a Pesaro, meglio così per Auterio o no?
Sì, media, almeno. Anche la salvezza di Otero, il fatto che si giochi ogni due giorni. Per lui è media, perché comunque resta. Non c'è tempo per cambiare. Beh, sicuramente no. No. È meglio anche perché se devi morire uno sa di che morte muori. Addirittura. Ho detto se nella vita, se devi morire, calcisticamente, spiegatelo dall'altra parte. Sì, certo, mancherebbe, non era ho capito. Quello che mi auguro è che vedremo la stessa partita. No, quello allora, è impossibile. Quello è impossibile. Chi sono i certificati, Andrea? Sì, nel Pescara chiaramente mancherà Franco Ferrari, espulso nel finale della gara di Fermo. C'erano due diffidati nella Vispesaro, sono stati ammoniti a Cesena, sono l'attaccante Niccolò Gucci e il neocentrocampista Alberto Acquadro. Dunque saranno loro tre gli squalificati del match che sarà diretto da Gioele Jacobellis della sezione di Pisa, primo anno in Canci, come era un primo anno anche Mirabella di Napoli. Ci possiamo aspettare qualcosa di nuovo da queste due trasferte, Pesaro, Modena, oppure siamo pessimisti? Bisogna vedere queste due partite insieme, potrebbero essere l'occasione del rilancio o comunque sperare in una definitiva consacrazione di classifica, e parlo non solo di con di questa gioco. Classifica che Maurizio Daguicci ripropone, si può puntare ancora al quarto posto, perché il terzo ma è d'obbligo, è d'obbligo provarci. 7 punti intanto sono tanti per il terzo posto, 5 punti dal quarto sono già più abbordabili, se c'è una reazione però. Certo, se c'è una reazione, ecco perché le due partite Pesaro e Modena sono quelle in cui Auteri si gioca molto insieme alla sua squadra. Io penso che ha un motivo per cui Auteri sia ancora lì, e forse che la squadra è comunque legata al tecnico. Credo che le dirigenze facciano queste valutazioni. Quando vedono uno scollamento anche tra squadra e tecnico, allora lì il tecnico rischia la panchina. Quando invece la squadra segue l'allenatore, o quantomeno non mette in discussione l'allenatore... Scuote la testa, Riccardo, perché? Perché se ti va bene fai 4 punti. Sei sempre dietro, il problema è questo, che io guardavo la classifica. Quando li fai 4 punti? No, ho detto, se sei bravissimo e fai 4 punti. Se fai 4 punti in queste due partite, vuol dire che poi ne puoi fare anche 6 nelle due successive, ossia se dai quella continuità che non c'è mai stata. Beh, non scherziamo, magari. Sottoscriverei subito. Però poi devi continuare a darle. Purtroppo guardate. Forza Riccardo. Ho detto che se fai 4 punti, ne puoi fare 4 punti, perché... si possono fare, e sei sempre comunque dietro, sono tanti punti. Per quello parlo di continuità. Luca? Io mi auguro di sbagliare, ma io immagino una vittoria o comunque un risultato positivo contro una squadra normale come la Vispesaro, ma una bambola contro il Modena, perché lo hanno dimostrato nel recente passato, tra Pescara e le due battistrada c'è una categoria di differenza, dai. Con la Reggiana il Pescara sembrava la primavera contro la prima squadra, e spero di essere smentito dai fatti, che si ripeta la stessa cosa lunedì prossimo a Modena. Luigi, Auteri resterà fino ai playoff? Io penso di sì, se non è successo nulla fino adesso, molto difficile, a meno che ci sia un tracollo del Pescara, allora... Per tracollo che intendi, non vincere a tracollo che è un tracollo che nelle prossime 3-4 partite possa esserci un filotto negativo. Quasi alla fine del campionato. 3-4 partite, le due trasferte, e poi si ritorna a giocare in casa e ci possa essere un tracollo di risultati. E tutti gli allenatori però vivono queste situazioni, non le vive solo Auteri. Anche a Bari credo che l'allenatore sia in difficoltà, nonostante sia primo in classifica. Bari sono in difficoltà, hanno preso Galano, per quello. Però è primo in classifica il Bari. Però è primo in classifica. Totò, piccolo particolare. Tu cosa pensi? Resterà fino alla fine? No, io penso, non capisco perché debba restare, voglio dire, se deve restare e deve cambiare rotta, cioè dobbiamo scoprire finalmente una squadra competitiva, altrimenti non ha senso che possa restare, anche perché la storia del terzo quarto posto, ripeto, a mio avviso è una banalità, cioè se la squadra non riesce... E tu pensi che la società non stia... No, vuole dire, se la squadra non dà... Pesando un po' anche il rendimento delle ultime partite, no, ci sono state dichiarazioni dopo Reggio Emilia da parte anche del Presidente. Ma appunto, voleva essere dopo Reggio Emilia, ma voglio dire, se riesce questa squadra a trovare un assetto, un equilibrio che finora non ha mai avuto, secondo me può restare fino alla fine, non solo, può anche lottare per... E se non ci riesce? Se non ci riesce, non lo so... Non ha senso, non lo so,
Non so, deve scoccare la scintilla nella testa di Sebastiani, perché se ha parlato come ha parlato giustamente dopo la Reggiana, ieri non ha parlato, ma in altri tempi, dopo una prestazione come quella di ieri, secondo me l'allenatore non lo faceva salire nemmeno sul pullman, diceva vattene. Andrea, allora aggiorniamo i posticipi, ormai mi sembra che il risultato di Chiavari sia quasi scontato. Il Siena aveva accorciato le distanze con un rigore di Guberti, ma ora siamo al 72esimo, l'Entella sempre avanti 3-1 sul sono Siena. Ancora 18 minuti più recupero, quindi... Sì, ma dovrebbe accadere insomma davvero quasi inverosimile. Invece in Serie A siamo un po' indietro nel minutaggio, al 68esimo, 1-1 sempre tra Bologna e Spezia. Volevamo anche lui la domanda, però. Prego. Per me non lo caccio. Non te l'ho fatta questa domanda? No. Non lo cacciano? No, lo mandano via. Lo mandano via? Sì. Quando? Lo mandano via. Secondo me i playoff non li fanno. Secondo me c'è Oteri non fa i playoff. No. Posso dire una cosa? Secondo me c'è la sfera di cristallo che diceva Oteri. Quella di Oteri. No, io ti dico, secondo, guarda, io di voi sono quello che sicuramente Pescara sa meno, però sono quello che sto seguendo veramente con passione e con amore. Secondo me lo manda via per i playoff. È un mio pensiero. Luca? Io non dico che vorrei dare la possibilità a Iervesi di lavorare 3 mesi. Ma io non so se poi metti i Gigi. E giocarsi i playoff, perché poi magari il press si no, sente, non li fai playoff. Si indispettisce. No, dico, io non dico che vorrei Iervese, allenatore della primavera al posto di Oteri, perché magari si indispettisce e non lo fa. Io però ti confermo che secondo me i playoff li fa l'allenatore, che sia Iervese o un altro, ma un altro. Posso ripetere? No, in chiusura. No, ma a voi, l'accostamento che ho fatto prima, Cucurella e Oteri, secondo me è spiccicato. Anche quello fu una squadra che era stata costruita. Tanti come età ci siamo. Sì, età è quella. Anche la carriera è quella, e quella squadra era stata costruita. Per andare in Serie B, carriera, no, non e arrivo a fare la Serie B grazie agli spareggi. Concorrendo ha giocato un po'. Grazie a Antonio De Leonardis, a Francesco Di Francesco, a Luca Bennese, Riccardo Grinch, in particolare grazie a Luigi Albore Mascia, che ti seguiremo anche sull'emittente della trasmissione di Pierluigi Vasile. Ringrazio Andrea Costantini, la voce di telecamere, Maurizio De Qui in regia. Speriamo in qualche novità tra Pesaro e Modena. C'è rimasta solo la speranza. Grazie per averci scelto.